Auges Montecatini si è laureato campione regionale WISP. In finale la squadra di Mario Boni, 24 punti e 14 rimbalzi per l'intramontabile bomber di Codogno. E di coach Riccardo Charlier ha battuto la Fomenta Siena per 78-55. I termali hanno anche acquisito l'accesso alle finali nazionali che si giocheranno al Palavinci a metà giugno. Sì, sono contentissimo anche perché tutti ci davano per strafavoriti, ma non era così facile. Siena è un'ottima squadra che ha fatto fuori Baccio e Serapieve, quindi dai, era una squadra a prendere con le molle, ma ce l'abbiamo fatta. Grandissima partita, grandissimi ragazzi, sono stati fantastici, davvero. Ogni volta che si vince è un'emozione particolare e quindi ogni vittoria è una gioia, e condividerla con i compagni, valorizzata dal valore degli avversari, quindi una grande gioia, sono contento. Una stagione dove praticamente avete dominato dall'inizio alla fine. Sì, siamo imbattuti, stagione straordinaria, testimonianza che la nostra squadra è forte, ma anche il valore del campionato WISP in Toscana è molto valido, perché devo dire che abbiamo incontrato le formazioni molto competitive, molto forti, e quindi questo avvalora ancora di più il nostro risultato. Resta uno scudettino da conquistare. Sì, ci siamo guadagnati la possibilità di giocarci il campionato italiano, che sarà a fine giugno, e saremo lì anche noi, consapevoli che sarà una battaglia, ma siamo pronti. Mario Boni, ti è piaciuto in questa stagione? Sì, beh, io quando entro sul campo di gioco mi diverto sempre come se fossi un ragazzino, e mi auguro di continuare così nonostante io cominci a essere diversamente giovane. Nella stessa giornata l'Estudiantes Borgo Abugiano si è tolto una bella soddisfazione vincendo la Coppa Toscana al termine di una soffertissima finale contro il Racing Montecatini, terminata con arrivo in volata sul 58-55. La partita equilibrata decisa solo nell'ultimo quarto. Sì, con la volontà più che altro, perché la tecnica un po' è mancata. Loro sono stati bravi, forti. Noi da ultimo abbiamo avuto qualcosina in più, ma chi vinceva se lo meritava. È andata così, mi dispiace anche per loro. Le due finali si sono giocate al Palazzetto dello Sport di Fucecchio, a cospetto di un numeroso pubblico. Ottima l'organizzazione dell'UISP. Sì, credo di sì, è stato un fine settimana, due giornate abbastanza intense. Posso dire ora che sono stati rispettati i pronostici, però sono state quattro belle partite con un buon pubblico, e quindi siamo molto soddisfatti.